Sono iniziate il 1 agosto le immatricolazioni all'Università per Stranieri di Siena. Sentiamo le parole del rettore Pietro Cataldi. Ci chiamiamo per stranieri, nonostante il fatto che ovviamente siamo aperti a studenti italiani, che ai corsi di laurea continuano a essere la netta maggioranza, perché siamo un'università internazionale in cui si parlano tante lingue, si incontrano tante lingue. I nostri studenti, gli studenti dei nostri corsi di laurea, hanno poi da alcuni anni la possibilità di svolgere dei percorsi cosiddetti di doppio titolo, double degree, che cioè gli danno alla fine del triennio una laurea conseguita in Italia o conseguita contemporaneamente in una università francese, tedesca, cinese, russa o insomma di altri paesi con i quali abbiamo questo scambio. Questo vuol dire un'esperienza di un anno nel paese partner. Vuol dire naturalmente avere un titolo in più e anche un'esperienza molto forte in più. Gli studenti, insomma i nuovi immatricolati che escono dalla scuola, debbano scegliere non in modo strumentale gli studi che fanno, non debbano scegliere solo sulla base delle prospettive successive di lavoro, perché studiare qualcosa che non piace spesso non dà frutti e se ne dà rischia di produrre frustrazione durante lo studio e poi nella vita lavorativa. È bene scegliere quello che piace. Succede però che spesso quello che piace rischia poi di avere poche prospettive di lavoro. Ecco, noi siamo contenti di avere dei corsi di studio che permettono di scegliere argomenti di studio interessanti, grandi lingue straniere, lingue di cultura, aspetti della cultura, della civiltà umanistica importanti per la tradizione di Siena e dell'Italia, e al tempo stesso di offrire dei titoli di studio che danno delle prospettive poi di lavoro particolarmente buone.